sabato 27 novembre 2010 nella galleria Florence Art di via Gordigiani a Firenze, diretta da un giovane gallerista, lo vedete a mio fianco, Lorenzo Fedele, si inaugura la mostra di un giovane artista, Francesco San Micheli, che vedete inquadrato all'altro mio lato. La mostra si intitola Il moltiplicatore di sogni e già vedendo fin da ora le immagini delle opere di San Micheli i nostri telespettatori potranno capire il motivo della scelta di questo titolo, perché è una pittura onirica, una pittura che si rifà al grande filone toscano della pittura del realismo fantastico, che ha come caposcuola maestri importanti come Possenti, Alinari, Ghelli, Talani, Nesi, Maranghi, e quindi una grande scuola che è molto radicata in Toscana e che vede in Francesco San Micheli l'ultimo virgulto in ordine ovviamente anagrafico, ma lui stesso ci parlerà della sua pittura. È un pittore giovane che viene dal mondo della ceramica, molto conosciuto in Francia, forse più conosciuto ancora che in Italia, ma di lui e della sua pittura doverosamente ce ne deve parlare il direttore artistico della galleria, Lorenzo Fedele, invitando anche i nostri telespettatori a venire a vedere questa mostra e, per chi non abbia avuto occasione di conoscerlo prima, per scoprire questo talento della nostra regione che sta emergendo prepotentemente anche a livello internazionale. Un saluto a tutti, presento qua l'amico Francesco San Micheli. Questa, come diceva già Fabrizio Borghini, questa pittura molto, molto fantastica, questa pittura allo stesso tempo piacevole, bella, diciamo, che ci fa anche un po' sognare, che ci fa vedere un po' ricca di simboli, di sogni, di estrapolazioni da vari romanzi, anche insomma molto, molto piacevole. Che il supporto, che lavora benissimo su qualsiasi supporto, insomma molto, molto, come si dice, molto piacevole. E vi invito a venirla a vedere per apprezzare anche dal vivo questi colori e questi quadri, con l'occasione di conoscerlo anche pittoricamente dal vivo. Allora, ricordiamo la durata della mostra, si concluderà il 12 dicembre. Il 12 dicembre si conclude la mostra, perciò è in permanenza da oggi 2 settimane. C'è anche un catalogo dove sono pubblicati quasi tutti il 99% dei lavori, che verrà dato comunque se ci fate gradita visita in galleria, questo catalogo, dove c'è una bella recensione critica di Marco Moretti. E niente, poi abbiamo gli orari e nuovamente l'indirizzo della galleria. Allora, l'indirizzo è in via Luigi Gordigiani 56 a Firenze, zona parallela di Viale Redi. Gli orari sono dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30, dal lunedì e venerdì, e il sabato la mattina dalle 10 alle 13. Allora Francesco, partiamo subito da Oltralpe, dalla Francia, dove tu hai ottenuto e stai ottenendo successo. Sì, io lavoro con una galleria che si chiama Carret d'Artiste, che ha una sede a Aix-en-Provence e una serie di gallerie in tutta Europa. Io per ora faccio riferimento a quella di Parigi. E poi Lorenzo si è interessato già da tempo al mio lavoro, io sono molto contento. Avete scelto questo? È la prima personale, è vero, ce ne siamo scordati, abbiamo parlato fra di noi. Però non se n'è dimenticato di questo dettaglio Filippo Lotti, perché sulle pagine degli incontri con l'arte di Metropoli Day, nell'edizione di ieri, di venerdì, Filippo Lotti ha dedicato una pagina, ha fatto una lunga intervista a Francesco. In questa intervista, e nel titolo soprattutto, che ora vedrete, ve lo proporrà la regia, del pezzo importante che Filippo ha dedicato a San Micheli, si intitola proprio Debutta domani alla Florence Art di Firenze Francesco San Micheli. È un debutto per quanto riguarda la pittura, perché tu vieni dal mondo della ceramica, dove ovviamente hai già esposto. Il mondo della ceramica è il mondo che mi ha dato tutto, perché praticamente sono 20 anni che faccio il ceramista. Come è stato questo passaggio dalla ceramica alla tela?
No, è sempre stato una cosa che parallela, c'è sempre stato, ceramica e lavoro, sono due passioni che io vorrei, siccome è il tuo debutto, vorrei dare anche qualche informazione. Francesco è nato a Vinci, il paese di Leonardo, nel 1970, è l'ultimo arrivato, come abbiamo detto, per ragioni anagrafiche, tra i pittori di mondi immaginifici popolati da personaggi fantastici. Infatti nel testo riportato in catalogo viene definito come figlio di madre fantasia. Sì, perché io adoro il genere fantastico, un po' di natura surrealista, che in Toscana tra l'altro trova una grande naturalezza, perché ci sono tantissimi artisti impegnati in questo genere. La terra di Pinocchio. Che penso che sia stato uno dei grandi padri di questa scuola. Spunti, diciamo, la nostra terra per completare questo tipo di... Chi verrà a visitare la mostra, oltre al catalogo edito da Nozzoli, troverà anche un ricco dépliant all'interno del quale c'è un testo, un lungo testo di presentazione del giovane critico Lorenzo Campinotti. Abbiamo estrapolato un breve passaggio dove Lorenzo ha scritto: allora pensiamo, riferendosi ovviamente a San Micheli, a Dalì, a Chagall, a Possenti, a Picasso, solo per citare alcuni dei grandi visionari ai quali Francesco si è ispirato. Ma tutta questa profondità è lontana da San Micheli. In lui domina la gioia di tornare bambini, la spensieratezza di un'età nascosta ma non perduta, la voglia d'evasione, ma di un'evasione colorata ed ingenua, senza l'ombra di inquietudini o ricerche interiori irrisolvibili. Non a caso la sua è una pittura a tutta luce e niente ombre. Non esiste buio nella fantasia dei bambini se non come paura ancestrale dell'ignoto. Ma in questo mondo non c'è niente di ignoto dal punto di vista dei bambini, e allora il sipario è già aperto, lo spettacolo sta per iniziare, seguite il maestro, ovviamente il maestro San Micheli. Io ho estrapolato anche un altro tratto della ricca intervista di Filippo Lotti a Francesco. Filippo tra l'altro scrive: un artista appartato, modesto e schivo, e questo è vero, lo sottoscriviamo, quasi timido, ma che ha respirato e respira tuttora quell'aria tutta toscana della pittura fantastica. Il lavoro artistico e del mondo poetico di San Micheli sono l'occasione per un viaggio immaginario e fantastico nell'arte contemporanea, con un artista che ama giocare, consapevole che l'arte è anche questo. Un fanciullino, direbbe Pascoli, che nella sua poetica surreale elabora nell'opera una pagina lirica e gioiosa che mantiene le caratteristiche compositive e certi elementi simbolo tipici del bambino. E poi segue l'intervista che i nostri telespettatori potranno leggere su Metropoli Dei oppure su internet nelle pagine del quotidiano fiorentino. Prima di concludere, oggi non è con noi Marco Moretti, famoso critico d'arte che ha scritto il testo per il catalogo del quale vi ha parlato Lorenzo e che troverete in distribuzione gratuita venendo a visitare la mostra. Scrive tra le altre cose in questo catalogo: tra metafora e sogno ecco evocata l'euforia del volo sperimentata in tutti i modi impossibili. Quindi questo tema del volo, che sì, è un tema ovviamente tipico dei pittori fantastici, pervade tutti i miei quadri, e anche in senso metaforico tutti i miei personaggi tendono a staccarsi dal suolo, sia con il cannone, attraverso sparati dal cannone, con i trampoli, con le mongolfiere, con gli aerei. C'è questo staccarsi da terra. Allora noi invitiamo i nostri telespettatori a venire a sognare, a fantasticare, ammirando le opere di Francesco San Micheli alla Galleria Florence Arte, che si trova, come ci ha ricordato poc'anzi il direttore artistico Lorenzo Fedele, in via Luigi Gordigiani al numero 56A, in prossimità del liceo scientifico Leonardo da Vinci. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9.30 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 19.30, il sabato è prevista solo l'apertura antimeridiana dalle 10 alle 13. Vi ricordo che la mostra di Francesco San Micheli, dal titolo Il moltiplicatore di sogni, si concluderà il prossimo 12 dicembre.